Per il progetto Scuole di Telemantova, oggi ci troviamo all'Istituto Alessandro Manzoni di Suzzara. Conosciamolo insieme con la voce della dirigente scolastica e poi con i ragazzi che lo frequentano. L'Istituto Manzoni è una realtà molto variegata e stratificata perché, se li contiamo tutti, sono 7 indirizzi, la maggior parte dei quali sono indirizzi liceali. Comincio con l'elencarli, poi andiamo avanti con l'Istituto Tecnico Economico. Abbiamo un grosso settore occupato dal liceo scientifico in varie articolazioni, perché abbiamo il liceo scientifico, diciamo, tradizionale, il liceo scientifico delle scienze applicate e da 2 anni il liceo scientifico sportivo, che sta avendo oltretutto un grandissimo riscontro sul territorio. Poi abbiamo il liceo linguistico, abbiamo il liceo delle scienze umane, per dire quello appunto tradizionale, quello con il latino, che è arrivato al 4º anno, e da antica tradizione abbiamo quello che era una volta il liceo delle scienze sociali e che oggi si chiama liceo economico-sociale. Accanto abbiamo l'Istituto Tecnico Economico con gli indirizzi di amministrazione, finanza e marketing e sistema informativi aziendali. Nel triennio, perché il biennio dell'Istituto Tecnico Economico è unitario. Vorrei fare subito una sottolineatura: sono alcuni anni, con grande orgoglio e soddisfazione personale, ma anche direi di tutta la nostra comunità scolastica, che i risultati che vengono restituiti dalla Fondazione Agnelli, che indaga proprio sugli esiti ex post, diciamo, gli esiti a distanza, gli esiti dei nostri ragazzi quando vanno all'università o anche si inseriscono nel mondo del lavoro, ci dicono che su un ampio raggio territoriale il nostro liceo scientifico e accanto l'Istituto Tecnico Economico arrivano primi dal punto di vista proprio della indagine, quindi degli indicatori che vengono usati da Fondazione Agnelli. Io ricordo che sono tutti indirizzi liceali, accanto c'è un indirizzo tecnico che è altrettanto qualificato, quindi le competenze non devono essere quelle che orientano a delle professionalità in senso stretto, ma sono competenze alte e trasversali, e prima di tutto i ragazzi devono avere sistematicità proprio nello studio e aver già acquisito un metodo di lavoro, anche se noi sul metodo di lavoro con tutte le prime cerchiamo di lavorare per metterli in condizione di fare questi percorsi. Perché scegliere l'indirizzo di scienze umane? Innanzitutto perché grazie a questo indirizzo si ha la possibilità di studiare e approfondire la maggior parte delle materie umanistiche, e perché studiando in questo indirizzo appunto si ha la possibilità in un prossimo futuro di poter aiutare le altre persone. C'è sempre bisogno di aiutare gli altri? Sì, c'è sempre bisogno di aiutare tutti, perché chi in misura maggiore o chi in misura minore, tutti hanno bisogno di aiuto, e grazie a questo indirizzo si ha la possibilità di approfondire varie discipline che consentono di aiutare chiunque. Al termine del percorso formativo scolastico si pensa all'università? Teoricamente sì, cioè la scelta migliore sarebbe l'università, perché essendo comunque un liceo non fornisce un diploma in grado di poter permettere l'accesso immediato ad un lavoro, però ad esempio qualsiasi lavoro all'interno dello Stato, come tramite concorso pubblico, che non richieda un diploma di laurea, può essere effettuato anche immediatamente all'uscita, però comunque si predilige l'università dopo appunto. Io ho scelto lo scientifico in quanto non sapevo bene cosa fare, e lo scientifico ti prepara comunque sia sulle materie scientifiche che su quelle umanistiche, quindi ti permette di avere poi più possibilità all'università e quindi anche nel mondo del lavoro. Il Manzoni propone tutti gli anni la settimana delle scienze, in cui vengono ad esempio dei professori universitari che tengono ad esempio degli esperimenti oppure delle brevi lezioni nel laboratorio di chimica che abbiamo. Il Manzoni ha 3 diverse tipologie di liceo scientifico, che sono quello tradizionale, che ha latino, quello opzione scienze applicate, che al posto di latino fa informatica, quindi è un po' più, diciamo, appunto lanciato in quello che è il mondo di oggi, visto che comunque le tecnologie sono molto usate. E abbiamo anche da poco il liceo sportivo, che ha 6 ore di educazione fisica, che non sono solo 6 ore di pratica, ma fanno 3 ore di pratica e 3 ore di teoria, e questo gli permette anche di fare diverse attività, come possono essere il nuoto oppure altri diversi sport che solitamente non si fanno a scuola. Ho
scelto il liceo linguistico perché con questo indirizzo ti consente di imparare le lingue attraverso la conoscenza anche della storia e della cultura di un popolo. Infatti noi abbiamo delle ore di madrelingua in cui facciamo proprio cultura nelle tre lingue che sono inglese, francese e tedesco, però si può scegliere come terza lingua anche lo spagnolo al posto del tedesco. E all'interno di questo istituto è possibile fare delle esperienze di scambi culturali durante il terzo anno e in seconda con i tedeschi, mentre in quarta si va in Francia, a Nizza, e si soggiorna in una famiglia francese per una settimana. E comunque questo liceo ti consente di avere una base di conoscenze che è quella linguistica e comunicativa, che ti apre molte strade anche in futuro, quindi puoi decidere liberamente. Inoltre la nostra scuola verso la fine dell'anno scolastico propone ai ragazzi un progetto di alternanza scuola-lavoro dove i ragazzi possono interfacciarsi nelle aziende del territorio e mettere in pratica ciò che studiano durante l'anno, quindi andare a lavorare sia in aziende specializzate di un certo tipo, sia da avvocati, notai e in banca per agevolare il nostro ingresso nel mondo del lavoro. All'interno del nostro istituto, una volta svolto il biennio, bisogna scegliere per il triennio se continuare con la seconda lingua fino in quinta, quindi col tedesco o il francese, oppure andare a fare l'indirizzo informatico, per il quale aumentano le ore di laboratorio e la seconda lingua si perde in quarta, si fa solamente in terza. Quindi si scelgono quali lingue e competenze tecniche rafforzare. Se si sceglie l'indirizzo tradizionale, quindi amministrazione, finanza e marketing, si possono svolgere scambi culturali con la Germania, ad esempio per il tedesco, così da poter rafforzare le proprie conoscenze linguistiche. Invece se si sceglie di seguire i propri studi con l'indirizzo informatico, quindi sistemi informativi aziendali, si sceglie di rafforzare le proprie competenze tecniche nell'ambito informatico. E abbiamo diverse ore di laboratorio, le quali ci consentono di fare pratica. La nostra scuola offre un ampio spettro di attività extra didattiche, appunto, che vanno oltre all'ambito della mattina e all'ambito delle materie di indirizzo, ovvero ad esempio c'è la possibilità di approfondire vari ambiti di grosso interesse, come ad esempio le varie dipendenze, la dipendenza dal gioco, la dipendenza dalle droghe, grazie ai peer educator, che sono dei ragazzi del Manzoni, appunto dalla terza in poi, che si occupano di spiegare ai più piccoli, e quindi prime e seconde, quali sono i problemi maggiori che si possono incontrare all'interno della vita. La scuola consente ai ragazzi che eccellono particolarmente nelle discipline sportive di interfacciarsi con studenti di altri indirizzi, di modo che possano appunto fuoriuscire i migliori da mandare nei campionati provinciali o regionali. Un altro progetto molto importante di cui la scuola è molto orgogliosa è il progetto della legalità, che noi portiamo avanti con Libera, in quanto l'Istituto Manzoni è l'istituto che più all'interno della nostra zona si occupa di problematiche relative alla legalità, appunto, quindi la lotta alla mafia. La scuola è sempre in prima linea e vengono ad ogni assemblea che tratta questo argomento degli esperti, quindi magari ex poliziotti, parenti di persone uccise dalla mafia, che raccontano le loro esperienze e raccontano cos'è effettivamente la lotta alla mafia sia nel nostro territorio che in tutto il resto dell'Italia. La nostra scuola offre un programma di orientamento in entrata per tutti gli studenti delle scuole medie, i quali si devono approcciare appunto al mondo della scuola superiore, e per i loro genitori. Ovvero noi studenti, io ne faccio parte in prima persona, andiamo all'interno delle scuole e parliamo spiegando quali sono le potenzialità del nostro istituto. E gli studenti delle medie vengono anche al MAMU a Mantova, dove possono assistere e osservare gli stand all'interno dei quali noi presentiamo la scuola. È sempre in ambito di orientamento, l'orientamento in uscita, ovvero per gli studenti delle quarte e delle quinte viene offerta la possibilità di partecipare a dei corsi pomeridiani indirizzati alla ricerca di un lavoro, cioè quindi per immetterli nel mondo del lavoro, oppure all'indirizzo verso una possibile università da intraprendere al termine degli studi superiori. Non solo, la nostra scuola anche nell'ambito dei progetti fornisce dal triennio la possibilità di studiare una materia di indirizzo in lingua inglese, appunto il progetto CLIL.
Io ad esempio faccio parte di ragioneria, indirizzo sistemi informativi aziendali, e insieme alla mia prof di economia politica, ovvero alla professoressa Truzzi, studio alcuni argomenti interamente in lingua inglese. Il progetto si sviluppa anche in presentazioni in salone con i soggetti promotori dell'ente e con le nostre famiglie. Io invito tutti a consultare il ricco sito della scuola all'indirizzo www.manzoni.gov.it, dove chi è interessato potrà trovare anche le date dei nostri Open Day.